Amici di Jits China, sempre Mauro in diretta. Quello che sto registrando è un video di test del GPS del Kingston Z1, il dispositivo che ho in prova per voi. Allora, il software che vedete in questo momento in esecuzione sul dispositivo è Seejig Navigator. Io il device l'ho provato anche con TomTom Go, HereDrive di Nokia e Google Maps. Posso dirvi che, come potete vedere anche da voi stessi, in questo momento il GPS è bloccato. Vi assicuro che non è un problema del software in questo momento in esecuzione, non è Seejig il problema. Il problema è il device, perché spesso e volentieri, in realtà devo essere sincero, io l'ho utilizzato per fare la strada all'andata rispetto al percorso che sto eseguendo in questo momento. E non ho mai avuto un momento in cui il segnale identificato dal software e dal device fosse quello effettivo di dove mi trovassi io con la macchina. Quindi posso dirvi che purtroppo il GPS di questo dispositivo è bocciato, lo vedete anche voi in questo momento. Il device è bloccato, io sto andando semplicemente dritto, non sto facendo nulla, sono in corso 22 marzo a Milano che, per quanto sia una via in centro con dei palazzi, posso assicurarvi che di GPS ne ho provati sia di smartphone che di PNA, come ad esempio il TomTom. E in questa zona, come in tante altre zone di Milano, costrette da dei palazzi alti, non ho mai avuto problemi di questo genere. Io direi che come prova potremmo anche finirla qui, perché purtroppo il GPS è bocciato. Quindi con questo video è tutto, un saluto da Mauro per jitschina.it.